A chi non è capitato di vedere un paracadute in mare e a chi non è capitato chiedersi ma come si fa a fare questo sport? Signor Giovanni, ci vuole introdurre una piccola, una breve storia di come è nato questo sport, questo tipo, diciamo, di attività? Questa attività è un'attività che oramai è circa 40 anni che viene praticata in tutto il mondo. In Liguria siamo agli albori. Come mai si parte da Asti per arrivare a fare parasail, come si dice, questo tipo di attività qui in Liguria? Io ho iniziato con i gommoni a 16 anni, sono andato avanti circa 15 anni con i gommoni, poi ho fatto 10 anni di barca a vela a Imperia, barca a vela d'epoca. Ora che mi sono stabilizzato ad Albissola come abitazione, ho unito la barca a motore con la vela e l'unico punto d'unione è stato appunto il parasail. Occorre innanzitutto una barca specifica con delle caratteristiche molto molto specifiche, una barca omologata CE, viene aperto il paracadute senza il passeggero a bordo, quindi sono esclusi ogni tipo di problematica per il passeggero. Il paracadute ne abbiamo diversi tipi, da 24 piedi a 32 in base al vento, al peso della persona, alle necessità. Una volta che il paracadute è aperto, quindi superato l'ostacolo dell'apertura, viene imbragato un passeggero alla volta e innalzato dolcemente verso l'alto. Il volo dura un quarto d'ora, il giro in barca complessivo un'ora e mezza con 6 passeggeri perché si vola a turno di un quarto d'ora. Il costo è di 40 euro cada uno. www.parasail.it, quando si ha la certezza e ci si sente veramente sicuri, diventa una cosa piacevole. E quindi ritornano. Sicuramente. E falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui. Questa attività è un'attività che oramai è circa 40 anni che viene praticata in tutto il mondo. In Liguria siamo agli albori. Come mai si parte da Asti per arrivare a fare parasail, come si dice, questo tipo di attività qui in Liguria? Io ho iniziato con i gommoni a 16 anni, sono andato avanti circa 15 anni con i gommoni, poi ho fatto 10 anni di barca a vela a Imperia, barca a vela d'epoca. Ora che mi sono stabilizzato ad Albissola come abitazione, ho unito la barca a motore con la vela e l'unico punto d'unione è stato appunto il parasail. Occorre innanzitutto una barca specifica con delle caratteristiche molto molto specifiche, una barca omologata CE, viene aperto il paracadute senza il passeggero a bordo, quindi sono esclusi ogni tipo di problematica per il passeggero. Il paracadute ne abbiamo diversi tipi, da 24 piedi a 32 in base al vento, al peso della persona, alla necessità. Una volta che il paracadute è aperto, quindi superato l'ostacolo dell'apertura, viene imbragato un passeggero alla volta e innalzato dolcemente verso l'alto. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di
il volo dura un quarto d'ora, il giro in barca complessivo un'ora e mezza con 6 passeggeri, perché si vola a turno di un quarto d'ora, e il costo è di 40 euro cada uno. www.parasail.it. Nascondo questa stupida allegria, quando mi guardi non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non. Vorrei potesse non finire.